Ciao Mauro, buonasera. Ciao. Ciao. Puoi dire due parole sulle tue opere? Le mie opere sono fatte esclusivamente con la sabbia e uso poi altri materiali tipo stucco, stoffe, tutto ciò che fa spessore. E sono ispirate al mare, alle visioni che ho io passeggiando su una spiaggia, guardando in terra tutto ciò che riaffiora dalla sabbia, io cerco di creare un'opera. Questa è l'ispirazione principale. Ovviamente. Poi sono tutti stati d'animo che uno ha. Questa è la tua galleria a Montelupo Fiorentino? Questa è la mia galleria personale a Montelupo Fiorentino, permanente, aperta diciamo solo il sabato e la domenica, il pomeriggio, e poi su richiesta, insomma, su prenotamento si fissa un appuntamento, insomma. Io ti faccio un bocca al lupo perché veramente delle cose non so usare, che parole usare, perché non sono un intenditore d'arte, sì, però mi hanno regalato un'emozione, veramente. Sono cose anche molto originali, non avevo mai visto una lavorazione di questo tipo. Che non ti rifai a nessuno, è una cosa. No, tua. Diciamo che gli artisti principali sono quelli informali che tutti abbiamo studiato, Pollock, Burri, insomma i nostri artisti da sempre, e ho cercato di prendere il meglio da ogni artista per poter avere un mio risultato personale, insomma, senza stare a copiare nulla a nessuno. Sono tutte ispirazioni di vari artisti. Bene Mauro, ti ringrazio per ora, alla prossima. Grazie, ciao, grazie a voi. Sempre opere di Mauro. Colorato. Urbania, la galleria Reves de Sable. Ecco, il vetro davanti lo rende molto, comunque. Cos'è? Un articolo su di noi? Sì.